Una vita anticipazione in spagnole. Trini si sposerà, ma il matrimonio si tingerà di rosso. Succulente e strabilianti anticipazioni ci giungono direttamente dalla soap opera Una vita, in onda in Spagna. Per ricollegarci a ciò che è già accaduto nelle puntate spagnole e per avere un quadro della storia comprensibile a tutti i fans della soap, è giusto ripercorrere gli avvenimenti che stanno tenendo in questi giorni con il fiato sospeso gli italiani. Gaietana è uscita da pochi giorni dal carcere e medita vendetta nei confronti di tutti coloro che hanno cercato di tramare alle sue spalle, nel mentre era rinchiusa dietro le sbarre. La Dark Lady apprenderà una triste verità, e cioè che lei altro non è che la figlia di un'umile serva, ovvero Fabiana. Una verità inconcepibile da mandar giù, tanto che la perfida Cayetana, sotto Ruz, perderà il senno, tanto che cercherà di suicidarsi, ma verrà salvata in extremis da Ursula. Vogliamo concentrarci maggiormente sul raccontarvi la fabula che ruoterà intorno al triangolo amoroso formato da Trini, Ramon e Donna Lourdes. Vi avevamo svelato che la Crespo incontrerà sulle scale del pianerottolo Lourdes con le valigie, intenta scappare di nascosto. A questo punto Trini, capite le reali intenzioni della signora Palacio, chiamerà a gran voce il suo amato Ramon. La nobile dama comprenderà di essere stata colta in flagrante, fuggirà giù per le scale ed inciamperà. Lourdes si farà molto male e sul punto di morire confiderà a Ramon di aver avuto un amante. Il matrimonio di Trini e Ramon si trasformerà in tragedia. Il tempo ad Acacias 38 trascorre velocemente e Ramon, rimasto vedovo da ormai molto tempo, chiederà alla sua amata e fedele Trini di diventare sua moglie. Nessuno sa però che nel giorno nel quale verrà celebrato il matrimonio tra la Castro e il Palacios ci sarà un'esplosione che farà perdere la vita ad un personaggio della sua opera Una vita. Vi possiamo rivelare che per il lieto evento Rosina e Leonor si vestiranno con costumi antichi, mentre le povere Guadalupe, Casilda e Lolita renderanno i loro consueti abiti più belli per non sfigurare davanti agli aristocratici. Nel paesino spagnolo giungerà un giovane anarchico, Calanda, il quale sarà armato dalle peggiori intenzioni. Il ribelle infatti imporrà a Martin, nuova fiamma di Casilda, di sparare contro il politico Felix della Verga. Il fidanzato di Casilda però rifiuterà l'incarico ordinatogli da Calanda. Il malvagio commilitone deciderà così di piazzare una bomba ad Acacias 38. E in che maniera raggiungerà i suoi perfidi piani? Sfruttando l'ingenuità della povera Casilda. Durante il matrimonio a lungo atteso tra Trini e Ramon, Martin consegnerà a Casilda una pianta da portare in chiesa, inconsapevole del fatto che nel suo interno c'è una bomba ad orologeria. Martin comprenderà troppo tardi che in quell'arbusto c'è nascosto un ordigno mortale. Nel momento nel quale Ramon e Trini si stanno unendo in matrimonio, l'esplosione della bomba seminerà terrore e distruzione. Qualcuno si salverà, qualcuno verrà ferito, ma qualcuno morirà. A perire a causa di una scheggia di detriti rimasta in un fianco è Maximiliano, padre di Leonor e marito di Rosina. La povera Casilda verrà ritenuta responsabile di questo episodio drammatico e quindi sarà arrestata. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.